Noi come associazione ASD, quindi Associazione Sportiva Dilettantistica Giovanile Bianchi, abbiamo ringraziato l'amministrazione comunale di Bianchi nella persona del sindaco, del vice sindaco e dell'assessore Valentina, che hanno voluto aderire a questo nostro progetto. In realtà il progetto voleva essere molto più ampio. Era un'iniziativa che noi avevamo denominato Dribbliamo il Covid, cioè voleva essere un segnale, un modo per dare una speranza, diciamo così, una nuova possibilità di ripartenza per i nostri ragazzi che purtroppo da marzo sono stati costretti ad interrompere le loro normali attività di gioco e di sport. E quindi come piccola associazione operante sul territorio a Bianchi da tanti anni e che da qualche anno abbiamo cercato di coinvolgere anche le comunità di Panettieri, di Carlopoli e di Colosimi, e volevamo dare appunto questo messaggio, un messaggio appunto di ripartenza, un messaggio di speranza. Purtroppo nei primi di agosto non siamo riusciti ad organizzare per queste nuove normative un evento che avevamo ancora una volta concordato con l'amministrazione comunale di divertimento vero e proprio, cioè di portare i ragazzi in piazza e di riprendere vecchi giochi sia col calcio vero e proprio, ma anche altri giochi di abilità, giochi che avrebbero dovuto impegnare un intero pomeriggio e una serata, tutti i nostri bambini, i nostri ragazzi, i nostri tesserati e anche i ragazzi che erano venuti da fuori per tutto il pomeriggio e la serata a Bianchi. Non ci siamo riusciti, per fortuna devo dire il nostro amico Enrico Sarli, che da tanto tempo collabora con noi, ci aveva chiesto di poter presentare questo suo libricino nel nostro paese, perché lui è da tanti anni, come vi dicevo, che collabora con la nostra associazione sia come masso fisioterapista che come allenatore di calcio. E quindi ci aveva esposto questa sua idea di venire anche a Bianchi a farci conoscere questa sua opera. Ne ho parlato col sindaco, con il professore Rino e coinvolgendo l'assessore Valentina Perri, che si occupava delle iniziative estive. Gli ho detto: guarda, almeno cerchiamo un pomeriggio, sempre nel rispetto di quelle che sono le normative Covid, di poter cercare di animare e far vivere una giornata pseudo normale ai nostri amici e ai nostri compaesani. E siamo stati veramente contenti, perché Enrico ancora una volta ha strabiliato tutti e con la sua semplicità, con la sua serietà e il concetto stesso che lui ha portato, cioè un libro aperto, quindi un libro che si doveva comporre con le nostre esperienze, con le paure purtroppo che ognuno di noi sta vivendo in questo periodo, e alla fine un messaggio appunto di speranza e di fiducia nel futuro, cioè sperare che prima o poi questo maledetto Ronaldo, questo grande avversario con il quale noi stiamo combattendo, un avversario che ha messo capo tutto il mondo, possa essere sconfitto e piano piano ripartire, magari alla luce di questa esperienza terribile, arricchiti, sperando di poter essere magari migliori. Questo è il sogno di tutti di noi, e sperare appunto di ripartire. Noi come piccola associazione, quella di riprendere nelle nostre attività, fare in modo che i nostri ragazzi facciano sociale, possano divertirsi a persa ad un pallone. Come singoli cittadini, con la speranza di riprenderci la nostra vita, la nostra normalità, che purtroppo è fortemente condizionata.